Apre in Calabria la prima spa pubblica di proprietà della regione, quella delle Terme Sibarite. Ieri sera a Cassanallo Ionio la cerimonia di inaugurazione con l'assessore Sandra Savaglio. Sentiamo Carla Monaco. Moderna eppure antichissima, Clarenzia, la spa delle Terme Sibarite, è dotata di tecnologie all'avanguardia per il benessere e la bellezza, ma si ispira alla tradizione dell'antica Sibari. Di proprietà della regione, come tutto il complesso termale di Cassanallo Ionio, è la prima spa pubblica calabrese. Apre in un momento particolare, subito dopo l'emergenza Covid, ma questo non è un problema. Abbiamo dei protocolli che sono stati emanati dal Ministero della Sanità, la maggior parte delle cure che offrono il comparto termale si possono normalmente fare. La fangoterapia e tutte le altre cure, l'umage, tutte le altre cure si possono effettuare, anzi in certi casi, essendo a temperature elevate, possono anche avere dei benefici in questo momento un po' particolare. Alla cerimonia di inaugurazione anche il presidente nazionale di Federterme. Nel suo intervento Massimo Caputi ha messo in evidenza come quella di Cassano sia una delle due sole strutture termali pubbliche in attivo in tutta Italia. Mentre Sandra Savaglio, assessora regionale all'istruzione e ricerca scientifica, ha sottolineato l'importanza di pensare adesso a una formazione mirata. Prenderò l'impegno domani mattina di parlare con le persone del mio dipartimento e investigare la possibilità di offrire dei percorsi di formazione pagati dalla Regione Calabria. Ci sono tanti percorsi di formazione che vengono fatti dalla Regione che non offrono tantissimi sbocchi. Questa, sono sicura, è una possibilità che dà lavoro ai giovani.